I più famosi e riconoscibili sono forse quelli di Mimì Ayuhara. Due Brion Vega con incastonati i tasti del pianoforte grandi più del naso. Quindi nel mio caso la proporzione dovrebbe essere più o meno questa. Vabbè. Che poi la differenza di iride con le compagne di squadra? Senza contare quell'episodio in cui si vedono occhi volanti, che è tra l'horror e il «ma dai Mimì, smettila». Gli occhi negli anime hanno sempre creato discussione senza dover arrivare per forza a quelle cose pirotecniche alla Naruto. Tutti si sono chiesti almeno una volta perché i disegnatori realizzano questi occhioni dardeggianti enormi di tutti i colori quando nella realtà i nipponici hanno gli occhi a mandorle tutti scuri. La risposta è boh, le teorie sono varie e disparate. C'è chi dice che così il personaggio sia più facilmente riconoscibile, un po' come accade per il colore dei capelli. C'è chi dice che i giapponesi amino così tanto l'Occidente che questo sia un modo per avvicinarsi al nostro oftalmico multicolor. Ma comunque, una delle poche cose scientifiche, sì, è che negli anime le protagoniste hanno tutti gli occhi chiari. Bunny, Oscar, Mila, Simone, i protagonisti maschi alfa, tutti scuri, Actarus, Harlock, Mark, con lodevoli eccezioni tipo Abel e André, che hanno gli occhi color del cielo. Ma una delle cose che mi ha sempre mandato i matti è: ma in quegli occhi? Che cosa accidenti succede, soprattutto negli anime sportivi? Cioè quei lampi, quando c'è un momento clou, quando si sta per mettere a segno un colpo mirabolante, ecco che l'Enel ringrazia. Zina, do la tua forma amicizia. Si va dal tenero brillio della Takigawa, che peraltro lei l'occhio ce l'ha quasi rimesso grazie alla pallonata in faccia e che, ammettiamolo, da allora ha iniziato a dire cose senza senso. Non posso deludere quegli occhi ardenti. Raccoglierò la sfida che mi hanno lanciato. Sì, gli occhi ti parlano. Dai, Kaori, smettila. Fino ad arrivare al doppio laser nelle avversarie di Mimì, dove oggettivamente siamo a livello Venus quando mostrava la sua inutilità intenta a usare i raggi fotonici. Poi Mimì aveva anche l'abilità «Adesso ti mostro la stella polare», quando regalava lo sguardo «Vacca boia, se perdo la partita io tiro le cuoia». Oppure gli occhi che scintillano sono patrimonio dei malvagi, tra cui la gran ciambellana della crudeltà, Irisa, perché quando fai una minchiata deve essere anticipata da uno spettacolo di luce. E quando non c'è il flash negli occhi, flash che ogni tanto è talmente potente da filtrare ed arrivare anche sull'occhiale da sole, ecco che gli occhi vanno direttamente a fuoco. In Mila e Shiro c'è una vera e propria combustione nelle pupille. In Sailor Moon l'occhio è talmente importante e riconoscibile tanto che ogni appassionato riesce a individuare il personaggio dal solo bulbo oculare. Ricordate l'episodio di Nellenia? Quando lei dice «Basta, non guardatemi così, avete tutte lo stesso sguardo!» Si vede in rapida carrellata ogni singolo occhio e tutti noi sappiamo esattamente a quale guerriera appartiene. Certo, l'occhio contribuisce a creare il fascino del personaggio. Il famoso «anche l'occhio vuole la sua parte». Sì, ok, vado avanti. L'occhio contribuisce a creare il fascino del personaggio anche quando l'occhio stesso non c'è. Harlock o André, oppure la Tsukikage. Vabbè, André era buono anche quando aveva 10 decimi, avete ragione. E voi? Avete sguardi alla manga oppure allo Stefano Piffer, in cui ogni tanto un occhio parte per la tangente con uno strabismo che non è di Venere ma è più di Erebo, dio della notte. Commentate come sempre festosi e festanti.